Allora, normalmente la domanda che viene fatta è: dove va il design? In realtà io non ho mai una risposta per questa domanda, nel senso che per me, ed è questa la risposta alla tua domanda, il design è una continua, è una continuità, è un'evoluzione continuativa. Il design è una macchina che lavora continuamente, che 365 giorni ragiona per poi essere visibile un giorno, una settimana, nell'arco di un anno. Dove va? È imprevedibile. Imprevedibile, nel senso che è come una famiglia che ha figli differenti, tutti crescono, come il design, poi ognuno prende la sua strada, però continuano a essere figli della stessa famiglia. Il design è la stessa cosa, ha diverse direzioni. La cosa che è differente rispetto a prima è che questa famiglia è cresciuta, è una famiglia che ha fatto più conoscenze, ha fatto più relazioni, ha fatto più spettacolo, e quindi il design va verso una, se si può dire, una popolarizzazione sempre più crescente. Questo vuol dire che la gente che prima magari del design aveva poca informazione, adesso lo vive quotidianamente, ne ha anche una sorta di competenza, e quindi chi lavora ha in realtà un confronto con un interlocutore più preparato. La globalizzazione nel design non ha fatto cambiare solo me, ha fatto cambiare molte cose, ha fatto cambiare molto il modo di lavorare, ma in alcuni casi in senso negativo, e mi riferisco a tutti quegli atteggiamenti un po' ossequiosi nei confronti di mercati emergenti dove l'aspetto culturale, l'aspetto etico è meno fondamentale. Per quello che riguarda il lavoro invece sotto l'aspetto più positivo della globalizzazione è che ha dato modo a chi fa prodotto, dal progetto alla produzione, di osservare pubblico sempre più ampio, quindi necessità sempre più ampie e abitudini sempre più ampie.